stata una giovane promessa, sto diventando vecchio e non ci vedo più niente, però voi se non leggo fate, sapete quel momento di imbarazzo, fate l'applausino, eh? La signora capì. L'incipit dei libri è la cosa più importante di tutti e inizia così. Ogni volta che mi svegliavo, che fosse notte o giorno, scendevo nell'ingresso pieno di marmo e luce del mio palazzo e mi trascinavo fino all'angolo dell'isolato, dove c'era una bodega, un negozietto, che non chiudeva mai. Prendevo due bicchieroni di caffè con panna e 6 dosi di zucchero ciascuno, tracannavo il primo nell'ascensore che mi riportava su in casa e poi sorseggiavo piano il secondo, mentre guardavo film sgranocchiando salatini a forma di animali e prendevo un po' di trazodone, Ambien e Nembutal fino a riaddormentarmi. Così avevo perso il senso del tempo. Erano passati giorni, settimane, mesi. Quando mi veniva in mente di mangiare, ordinavo qualcosa al ristorante Thai di fronte o un'insalata di tonno dal diner sulla First Avenue. Spesso a risveglio trovavo sul cellulare messaggi vocali di parrucchieri o estetisti che chiedevano conferma di appuntamenti che avevo preso mentre dormivo. Richiamavo sempre per cancellarli, anche se detestavo farlo perché detestavo parlare con la gente. All'inizio di questa fase, una volta alla settimana, venivano a ritirare i vestiti sporchi e mi consegnavano quelli puliti. Trovavo conforto nel fruscio dell'involucro di plastica strappato quando le finestre in soggiorno erano aperte. Mi piaceva sentire il profumo di bucato fresco mentre mi appisolavo sul divano, ma dopo un po' era troppo faticoso raccogliere i vestiti sporchi e ficcarli nel sacco del bucato. E il rumore della lavatrice e dell'asciugatrice mi disturbavano il sonno. Quindi buttavo via le mutande sporche, che comunque mi ricordavano Trevor. Trevor è questa figura, è questo fidanzato cretino, che tutti noi abbiamo avuto un fidanzato cretino, no? Cioè un'esperienza che alzi la mano chi non ha fatto, con cui lei dialoga a distanza, perché ovviamente in quest'anno di riposo e di oblio lei prende le distanze alla sua vita immediatamente precedente, una giovane donna. Per un po' continuarono ad arrivarmi confezioni di pacchiana lingerie Victoria's Secret, tanga frufru, fucsia e verde acido, camicie da notte con gli orsetti, baby doll, tutto sigillato nell'involucro di plastica. Accumulavo confezioni nell'armadio e non mettevo le mutande. Ogni tanto arrivava un pacchetto di Barneys o Saks con dentro un pigiama da uomo e altre cose che non ricordavo di aver ordinato, calze di cashmere, t-shirt con le scritte, jeans griffati. Facevo la doccia non più di una volta alla settimana. Avevo smesso di disegnare le sopracciglia con le pinzette, smesso di schiarire i capelli, smesso di farmi la ceretta. Avevo smesso di spazzolarmi i capelli, niente creme sfoglianti o idratanti, non uscivo quasi mai. Tutte le bollette erano addebitate sul mio conto corrente, avevo già pagato un anno di tasse di proprietà del mio appartamento e della vecchia casa upstate dei miei, che erano morti. È un romanzo pieno di morti, però serve per vivere quella cosa lì. Spero di essermi spiegato. Ogni mese mi ritrovavo sul conto l'affitto degli inquilini. Per continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione bastava che chiamassi il servizio automatico e premessi uno per sì quando il robot mi chiedeva se mi stavo davvero impegnando a cercare lavoro. Questa è una critica di Maio, ma è sottile, cioè non è che sta a New York, non sa chi è di noi. Bastava coprire tutti i farmaci e quello che compravo alla bodega. In più avevo fatto degli investimenti. Il consulente finanziario di mio padre teneva traccia di tutto e mi mandava rendiconti trimestrali che non leggevo mai. E comunque avevo un sacco di risparmi che mi sarebbero bastati per vari anni se non facevo niente di spettacolare. Infine avevo un plafond molto alto sulla visa. I soldi non erano una preoccupazione. Qui fa un po' Sex and the City, diciamo, per parlare di mainstream. Questi c'hanno sempre i soldi, le scarpe, no? E uno dice, boh, dove li trovo? Iniziai ad andare in ibernazione, come meglio potevo, a metà giugno del 2000, a 26 anni. E qui però sentite com'è brava questa scrittrice qua.
Vidi l'estate morire e l'autunno diventare freddo e grigio da una stecca rotta nella veneziana. Sentivo i muscoli rattrappirsi e le lenzuola erano ingiallite, anche se di solito mi addormentavo davanti alla tele sul divano, che era un affare costoso di Pottery Barn a righe bianche e azzurre. Sex and the City, c'è già qualcuno che ha capito? Sfondato e ricoperto di macchie di caffè e di sudore. Oltre a guardare film, non facevo molto nelle ore in cui ero sveglia. Non sopportavo di guardare i programmi più comuni, soprattutto all'inizio, perché mi risvegliavano troppe cose. E diventavo compulsiva con il telecomando, facevo zapping, sbuffavo di continuo e mi agitavo. Le uniche notizie che riuscivo a leggere erano i titoli sensazionali sui quotidiani locali alla bodega, questa bodega che diventa come il nostro supermercatino del lockdown. Io sono diventato amico di tutti e dei, poi no. Io vivevo lì, andavo anche più volte al giorno a fare la spesa alla bodega. Non era così affascinante la mia bodega, era a Verona. Però davo sempre un'occhiata quando pagavo i miei caffè. Bush contro Gore nelle presidenziali. Qualcuno di importante era morto. Un bambino era stato rapito, un senatore si era intascato dei soldi, un atleta famoso aveva tradito la moglie incinta. Succedevano un sacco di cose a New York, come sempre, ma nessuna toccava la mia vita. Era questo il bello di dormire, la realtà si distaccava e mi arrivava nella mente in modo casuale, come un film o un sogno. È brava questa qua, dai. Mi arrivava nella mente in modo casuale come un film o un sogno. Era facile ignorare quello che non mi riguardava, i lavoratori della metropolitana in sciopero, un uragano che era passato di lì, non importava. Sarebbero potuti arrivare gli extraterrestri, un'invasione di locuste, e io non me ne sarei accorta. Anzi, me ne sarei accorta, ma non mi avrebbe dato nessuna preoccupazione. Secondo me un applauso per la Mosche, che così io prendo la piatta, ci sta.